Che forse è la volta buona questa, dai, forse se non si vince oggi ci siamo per l'esonero. Io non spero di perdere, però se è l'unica soluzione per mandarlo via, ragazzi, è che così sia. Allora, altra partita di Serie A, ragazzi, dopo la disfatta col Borussia Dortmund. Io oggi la vittoria da un lato la voglio, ma dall'altro, ragazzi, se c'è l'esonero di Pioli, io veramente, ragazzi, non so da che parte stare, perché tanto una sconfitta più o meno in questa situazione penso che cambi veramente di poco. Voglio andare un po' controcorrente, però io la vedo così. Sapete che sono un tifoso particolare che ci tengo alla mia squadra e ho sempre sostenuto dal 5-2 col Sassuolo in casa che il bene del Milan sarebbe esonerare Pioli. Mi avete sempre dato contro. Io invece ho sempre mantenuto la mia linea e oggi ribadisco il fatto che secondo me il Milan, da quando si staccherà da Stefano Pioli, potrà finalmente, secondo me, tornare almeno a giocare in un modo accettabile. Detto questo, vado a cambiarmi e ci vediamo per inizio partita. Squadra, ragazzi, ridotta veramente ai minimi termini. Siamo veramente messi malissimo. Hernandez centrale, ragazzi, quando avevi un giocatore della primavera da schierare, è veramente ridicola, fatevelo dire. Troppo. Madonna, che scarso. Che pagliacciata. Si inizia, ragazzi. Non fatemi commentare prima del dovuto. Florenzi. Crossa. Che cagata assurda. Ciucuezze. Madonna, che frustrazione quando c'ho la palla al piede. Questo fa sempre il solito movimento e lo fa anche male. Partita veramente moscia finora. Ma moscia, battuta. Renier Maignan. Pulisic. Salta lo sto uomo. Si ferma, ragazzi. Non c'è una persona che salta un uomo. Pulisic contropiede. Si ferma là da dietro a Florenzi. Ragazzi, che roba. Chukwueze, madonna. Oyono lo sta prendendo per il culo, Chukwueze. Non passa, non passa, lo ferma sempre. Altra palla di merda, palla per Musa, ovviamente, ritira una cannonata. Raga, non c'è uno che salti un uomo, che cazzo però. Facciamo tutti gol con una palla lunga che miracolosamente ci arriva uno dei nostri. Altrimenti zero. Madonna, che schifo. Giusto Leao salta l'uomo, Leao non c'è. E facciamo schifo al cazzo, perché Pioli ha rotto pure lui. Pallone per lui, che non riesce a girare. Poi Florenzi, madonna, che tiro del cazzo. Madonna, basta. Io non ce la faccio più. Veramente, c'è un supponi partita, è un supplizio, raga. È un calvario. Cioè, ma la Weekend League, ragazzi, è più tranquilla. Madonna, che stress. Hernandez e Chukwueze, sì, sinistro fuori. Angolo, un'altra volta. 25 minuti contro il Frosinone, 0-0. Già, ragazzi. Un Milan molto più scarso ci ha vinto 5-1 con sto Frosinone, vi ricordo. Florenzi verso Chukwueze. Madonna, no, no, non si rende conto neanche di quello che c'ha sotto i piedi. La palla è per lui così. Madonna. Prendersi l'ennesimo cross. Ripeto, se non è chiaro, l'ennesimo cross. Cioè, ma qua per fare un gol, a chi cazzo bisogna chiedere, raga? Cioè, se non lo fa il Frosinone, lo vuoi fare al Newcastle?
lo vuoi fare all'Atalanta? Perché queste sono le prossime partite, sveglia! Chukwueze è a risbatte un'altra volta contro il terzino, raga. Ci risbatte un'altra volta! Un'altra volta! E 29 minuti ci sbatte contro! Che bidone del cazzo! Però ha fatto gol contro il Borussia Dortmund, quindi adesso è un fenomeno. Ha fatto un gol e adesso l'hanno perdonato tutti. Bel cervello che ci avete. Oyono! Oh, quello che blocca Chukwueze, esattamente lui. Lorenzi, Chukwueze, sinistro. Ribattuto. Ancora lui. Ma che tiri di merda fai? Ma sei sbilanciato, cazzo! Sei sbilanciato! Cosa cazzo tiri da fuori area? Lo togli per favore. Toglilo. Toglilo, ti prego. Toglilo, 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 per favore. Contro il Frosinone, raga. Il Frosinone, il Frosinone. Cerca Jovic, controllo di Jovic. E poi Jovic, Musa è fuori gioco, fuori gioco netto. Magari lo sbagliano pure. Ed eccolo lì! E ha pure preso palo! Da solo contro il portiere! Vabbè che era fuori gioco. Parecchio netto. E se l'ha visto da subito. Cioè, non sanno fare neanche il gol della merda questi. Le basi, cazzo! Il gol della merda non sanno fare neanche quello. Il primo a saltare un uomo è stato Calabria al 38esimo minuto. Tanta roba, ragazzi. Chi si è visto, si è visto. No. Curi. Fai gol. No, peccato Maignan. Peccato, ha parato Maignan. Meritavamo lo svantaggio, cazzo. Peccato abbia parato Maignan. Peccato. Dai che lo esonerano. Dai, cazzo. Chukwueze, dagliela! Chukwueze cosa fa? La crossa. Pulisic. Gol di Jovic. Cazzo, mi hanno fatto gol. Cazzo. Adesso non lo esonerano più. Vaffanculo. Meritavamo lo svantaggio. Gol del cazzo. Lo devono esonerare! Lo devono esonerare! Ogni gol del Milan è un punto perso! Lo volete capire o no? Che più gol fa il Milan, meno lo esonerano questo! Continuate a esultare voi! Che questo gol lo pagheremo! Lo pagheremo! E io mi auguro di pagarlo in questa partita! Così lo esonerano! Io dal 5-2 col Sassuolo che voglio l'esonero di Pioli! Avete capito o no? Ed è dal 5-2 col Sassuolo che spero che il Milan in campionato perda ogni singola partita per farlo fuori! Non so se è chiaro! Finisce il primo tempo, ragazzi, che palle! Che rosicaggio di culo ha fatto con il Milan! Proprio la partita che doveva perdere, Milan è in vantaggio! Io boh. Inizia sto secondo tempo. Speriamo pareggino, almeno lo esonerano. Non ci si fa più qui, ragazzi. Ve lo dico adesso, commentate negativamente. Non sei tifoso. Cosa ti fia fare? Senti i cazzi per i gol del Milan? Perché tanto poi pagheremo tutto. Metteremo tutto a referto. Non vi preoccupate. Come abbiamo messo a referto la vittoria col PSG, l'abbiamo messa a referto contro il Lecce. Come abbiamo messo a referto la vittoria con la Fiorentina contro il Borussia Dortmund. Come abbiamo messo a referto la mega vittoria di Genova contro l'Udinese. Metteremo a referto anche questa potenziale vittoria. E abbiamo diverse partite per metterle a referto, eh. Atalanta, Newcastle, Monza, Sassuolo. Non vi preoccupate, c'è tempo. Pulisic verso Chukwueze, che c'ha la testa alla pina se ferb. Questa partita, quello lì, ovviamente ne sta sbagliando una dietro l'altra. Fase di possesso rispetto al primo tempo. Qui palla diretta Maignan, Pulisic. Sull'assist di Maignan, ma qua pensavo la sbagliasse. 2-0, minuto 50. Pulisic. Gol di Pulisic. 2-0 Milan. L'esonero di Pioli, ragazzi, si sta
inesorabilmente purtroppo allontanando a discapito delle nostre partite future. Perché se fino ad oggi avevamo la media di 2 vittorie ogni 8 partite, state tranquilli che questa media continuerà, ragazzi. Non vi preoccupate che questa vittoria col Frosinone non cambierà l'andamento del Milan. Non vi preoccupate. Facile dare gli ultimatum contro il Frosinone. Dateli contro l'Atalanta, contro squadre più forti gli ultimatum. Tanto ogni cosa che succede si ritorcerà contro. Tranquilli, tranquilli, tranquilli. Sì, davvero gol strepitoso che mette tranquillità alla squadra in questo momento. Mette tranquillità alla squadra, cazzo, sei contro il Frosinone. Sei contro il Frosinone. Mette tranquillità alla squadra. Ma poi non devi bestemmiare. Ma come fai a non bestemmiare, cazzo? Si riscalda Bennacer, no? È uno dei miei giocatori preferiti da sempre. Rientra da 6 mesi di infortunio, cazzo. Che lo fai entrare sul 2-0? Ma vaffanculo. Hernandez è partito. Fallaccio. Giallissimo per Barenice. È entrato Adli. Miracolo. Incredibile. Comunque Jovic, tolto il primo tempo che non ha azzeccato una palla, dal gol in poi ha fatto una grandissima partita. Quello gli va dato atto. Però raga, ricordiamoci che è Frosinone, eh. Cioè, ok tutto, ma è il Frosinone, cazzo. Pallone per Teo Hernandez. Controllo e cross. Hernandez cross verso Jovic. C'è il gol di Tomori. 3-0. Minuto 74. L'unico centrale disponibile. Cioè, è questo fa ridere. L'unico centrale disponibile su 6-7, ragazzi. Gol di Tomori, il migliore di questa stagione fino adesso. L'espulsione con la Roma l'ha resettato questo ragazzo. L'unico veramente che salvo di questa squadra finora. Veramente, complimenti a Tomori per il gol del 3-0. Mi sa che lo annullano, sapete? Per me lo annullano, ragazzi. Bambini che pregano che il gol sia buono. Ma vaffanculo. Gol buono, 3-0. Non cambia niente perché tanto poi la prossima partita la falliremo sicuro. Comunque no, nel gol bellissima la palla anche di Hernandez, che una su 1 milione l'ha azzeccata. Torna Bennacer. Uno dei miei giocatori preferiti. Certo mette Pobega. Poteva fare entrare Camarda. Ma vabbè, ormai Pioli lo conosciamo. C'è un fallo giallo per Jovic. Partita nel secondo tempo buona. Ferma un contropiede sul 3-0. Ok, va bene. Brescianini a palla dentro. Gol. Clean sheet, ma quando? Gol di Brescianini all'82esimo, 3-1. Pareva strano vincere 3-0, no? Madonna, si recuperano quanto rido. Veramente solita dormita, ragazzi, eh. La dormita, ragazzi, era palese. Squadra di merda, raga. Entra Camarda. Jorge, Camarda, non gli far fallo, dai. Vedi, ti sei rotto, bene, godo. Tomori, ancora Caio Jorge di testa. Jorge, Caio Jorge. Adli, dai, palla finì. Siete contenti adesso che non lo esonerano, che pagheremo le prossime partite? Siete contenti? Io no, ragazzi, perché vedrete poi sabato contro l'Atalanta quanti cazzi nel culo prendiamo. Per non parlare del Newcastle, del Sassuolo e del Monza. Vedremo, anzi, vedrete. Ci si vede alla prossima.